Derby, basta la parola. Benvenuti amici appassionati di Ippica per una trasmissione, una pillola quotidiana che ci accompagnerà nei prossimi giorni alla scoperta di tutta la tradizione del derby italiano. Quest'anno siamo giunti alla 140esima edizione, la giornata nella quale vivremo questo grande appuntamento sarà quello di domenica e noi abbiamo voluto più che altro partire con la storia del derby italiano, avvicinarci poi alla contemporaneità nel corso delle prime puntate. Io vado subito a presentare due ospiti di grandissimo spessore che sono venuti a trovarci e partirei subito da colui il quale insomma il derby lo ha vinto in selle. Parlo di Sergio Fancera, che saluto. Buonasera Sergio. No, ciao Gabriele. E allora, Sergio Fancera, detto mani di velluto perché una volta si davano molti soprannomi, al tuo fianco c'è invece il bimbo delle sorgenti, Ovidio Pezzi, che saluto subito. Ciao Buonasera Ovidio. A tutti. Grazie, grazie per essere venuti, so che magari non è facile catturarvi, ma insomma volevo iniziare con voi perché si parte e si parla della storia di una corsa veramente incredibile. Fra poco vi chiederò alcune testimonianze dirette, abbiamo, preannuncio che avremo già dei contributi che abbiamo preparato per voi sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista del racconto e della narrazione di questo grande appuntamento. Ma la prima domanda la voglio rivolgere velocemente a voi, partendo da Sergio. Cosa significa derby, Sergio? Derby è la punta di diamante di un fantino, di un proprietario, di un allenatore. È tutto, il derby è tutto. Nella parola stessa si chiude tutta una vita di un fantino. E tu sei stato fortunato, sei riuscito a vincerlo, sì. E fra poco racconteremo quello del 1972. Ovidio il derby l'ha vissuto con un respiro sia dal punto di vista del fantino ma anche come allenatore, quindi anche tu mi puoi raccontare che quello è un desiderio, no? Il derby è un desiderio di tutti, cioè è il sogno di quando da ragazzino entri nell'Ippica, il sogno è il derby, sia da fantino che da allenatore, ma penso più da fantino. Mi sarebbe piaciuto più vincere da fantino che da allenatore, diciamo, se dovessi scegliere. Però, dice, l'ho vissuto, purtroppo, per tante circostanze, avevo l'occasione di poterlo vincere, poi non c'è stato l'opportunità. E questo racconta, però, spiega nel migliore dei modi, che il derby è una meta molto spesso irraggiungibile, per questo è difficile, per questo motivo è così ambito. La storia delle nostre corse parte da lontanissimo, non voglio parlare addirittura di 200 anni fa, ma voglio parlare di oltre 2000 anni fa. E quindi c'è un servizio che la nostra Micaela Ciccia ha registrato per noi e parte proprio da lontanissimo. Il nostro viaggio ci porta al Circo Massimo, un antico circo romano, Circus Maximus appunto. Si trova nella valle tra due colli, l'Aventino e il Palatino, da sempre noto come luogo di giochi. La sua importanza come punto di ritrovo è dovuta al fatto che la sua vicinanza al fiume Tevere, al tempo luogo di scambi commerciali, ha fatto sì che questo fosse proprio un fulcro fondamentale per tutte le attività che si svolgevano nella città. Le prime installazioni realizzate in quest'area furono proprio in occasione dei grandi ludi romani organizzati da Tarquinio Prisco. Siamo nella prima metà del VI secolo, ma le costruzioni dei primi impianti stabili risalgono sicuramente al II secolo a.C. Sotto Giulio Cesare fu infatti lui a costruire i primi sedili in muratura e a dare la forma definitiva a questo edificio. Il monumento poi venne restaurato e completato da Augusto dopo un incendio, aggiungendo un obelisco dell'epoca di Ramses II, importato dall'Egitto, altrimenti noto come l'obelisco Flaminio, che nel XVI secolo fu spostato da Papa Sisto V in Piazza del Popolo. Il Circo Massimo fu luogo di incendi e successive ricostruzioni, ma rimase in attività fino al 549. L'estensione
dimensione del Circo Massimo è notevole, con i suoi 600 metri di lunghezza e 140 di larghezza, infatti una delle strutture più grandi e spettacolari dell'antichità romana. Come si svolgevano le corse con le bighe? Gli atleti che gareggiavano erano divisi in quattro squadre e dovevano compiere 7 giri intorno alla spina, la struttura centrale di cui oggi rimane molto poco. E di questi giri si teneva conto attraverso l'esposizione di 7 delfini, che erano mossi in base al giro corrente, o 7 uova lasciate cadere ad ogni nuovo giro. Altri spettacolari eventi che si svolgevano all'interno del Circo Massimo erano le naumachie, battaglie navali simulate che si svolgevano sulla pista inondata artificialmente con le acque del fiume Tevere. Il Circo Massimo fu teatro di uno degli avvenimenti più famosi della storia di Roma, ovvero il ratto delle Sabine, il rapimento delle donne delle tribù sabine da parte di Romolo e dei Romani. E la leggenda narra che questo avvenne proprio all'interno dell'area del Circo Massimo, durante i Consualia, le feste per celebrare il dio Consul. Feste dove si svolgevano corse di asini, cavalli, e si dice che anche lo stesso Romolo partecipava a queste corse con le bighe. Oggi abbiamo raccontato un pezzo di storia, ma l'appuntamento è per domani per continuare insieme il nostro viaggio. Beh, diciamo che l'abbiamo presa un po' alla lontana per raccontare un po' il nostro sport, ma era doveroso perché il derby si incastona in una città come quella di Roma, che è stata importante per noi, per voi che avete fatto questa professione. Io vado subito al dunque, voglio arrivare e fare un salto temporale fino al 1972, perché si disputa un derby per certi versi storico, che poi sarà vinto da Sergio Fancera, ma noi, prima di chiedere testimonianza a Sergio, ci facciamo raccontare dal miglior cantore che potessimo avere noi in questa televisione che cosa effettivamente successe e come successe. Mario Berardelli, grazie. Il derby del 1972, rigorosamente di giovedì, ad imitazione del mercoledì di Epsom, ovviamente, lo possiamo considerare come un iconico spartiacque emblematico per introdurre l'ippica italiana e il suo turf nella modernità. Perché? Intanto perché una corsa come il derby, se diventa appunto emblematica, vuol dire tante cose. Ed in effetti in quella corsa, in quel nastro azzurro, è capitato tantissimo. Quasi un passaggio di testimone tra il TARF di quell'epoca verso il TARF moderno, contemporaneo, verso il presente e il futuro. Cominciamo dalle scuderie. La Dormello Olgiata contro Carlo D'Alessio. Il grande passato di Dormello, del Senatore, di Mario Incisa, contro la CFD di Carlo D'Alessio, che inizia proprio con Guy Lussac la sua nuova era, che lo porterà a diventare un gigante del TARF mondiale. Gli allenatori: Sergio Cumani esplode e si consacra proprio attraverso Guy Lussac e diventa davvero il primo grande allenatore moderno del TARF italiano. Ha indicato a tutti una strada. È stato
Sergio Cumani il Ferguson del galoppo italiano, l'allenatore manager. E poi i Fantini, il grande Marcellino Andreucci contro Sergio Fancera, meraviglioso. Marcellino, l'eroe di Diacono, l'eroe di Varano, per parlare solo di derby, e Sergio che a 19 anni aveva già vinto a suo tempo il Regina Elena con Anticlea. Qui si consacra meraviglioso, eccezionale, straordinario jockey. Il più grande jockey che l'Italia abbia avuto, capace di correre all'attesa. Straordinario. E poi cavalli, finalmente. Il passato e il presente. Tierzeron, costruito da Orietta Incisa per essere l'ultimo grande tesiano. Relco e Tadolina, da Neckar e Trevisana. Niente ne arco. Il classico assoluto. Guy Lussac, che invece era presente e futuro. 3x3 su Nasrullah, che significa 4x4 su Nearco, un concentrato dello stallone che stava impadronendosi del turf. Duttile, nevrile, veloce, brillante, con un cambio di passo straordinario. Tutto avvenne in questo derby, negli ultimi 300 metri, quando Tierzeron, che aveva provato a sfondare, si ritrova al fianco Guy Lussac. Sergio sposta, chiama, vola via verso la vittoria. Entriamo nel turf moderno. Beh, direi che, ragazzi, abbiamo un po' tutti i brividi, no, per questi racconti. Io non l'ho vissuta perché ovviamente sono nato qualche anno dopo, ma voi che l'avete vissuta, quelle sensazioni, vi ritrovate in quello che ha raccontato Mario? Sergio? Sì, specialmente la corsa, sì, però mi sono commosso veramente. E anche l'età, capito? Poi tutti i ricordi vengono, tutte queste cose. È bellissimo. Cosa ricordi di quel giorno, di quel derby? Noi abbiamo, purtroppo non siamo riusciti a trovare le immagini nei video, però abbiamo una raccolta di fotografie, sì, che abbiamo preso. Era diventata proprio nell'ambito ippico, proprio una sfida. Mm-hmm. E c'erano due frazioni, una Tierzeron e una di Guy Lussac. Allora dicevano che vinceva, era più forte di Arcelò, insomma, ed era bello perché c'era proprio un confronto e poi la corsa si è risolta in due in pratica, certo. Perché gli altri non esistevano. Insomma. Non esistevano. Tra l'altro noi abbiamo anche, qua ci sono ovviamente delle foto che arrivano da un nostro vecchio servizio che parlava poi di questa grande sfida che non si è più ripetuta, giusto, sì. Sergio? Sì, perché loro, c'è l'allenatore, il proprietario, il signor D'Alessio, decisero di andare a affrontare in Inghilterra le King George di fare col cavallo. E hanno rinunciato a fare l'Italia contro Tercero. E lì forse è stato il momento più brutto della mia vita. Guarda, intanto prima di parlare di quel momento ti volevo far vedere la prima pagina del Trotto Sportman, il lampo della classe, Guy Lussac. Io non so se voi avete dei cimeli a casa che ricordano le vostre imprese. Sì, qualcuno sì. Ce l'avete, eh? Vedi questa fotografia qui? Sì. Che io sto così, no? Col sì. Ce n'è un'altra, alzato. Quella della nostra regia ce la manderà, ce n'è un'altra che si vede ancora meglio, questa istantanea. Sì. Ma i Fantini vecchi, mio padre... Dice, non lo fare più. Vero? Pensi. Una volta, ora mi era, adesso vincono la corsa a vendere e fanno così. Mi disse mio padre, ma mica sono mio padre. Dice, non lo fare più. E io non l'ho più fatto in vita mia. No, poi rimasi male. Ma quando tu, io mi ricordo, c'avevo 27 anni, c'avevo 26. Ecco l'avvocato. Però qui non è il derby.
No, 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 queste sono altre immagini che noi abbiamo recuperato. C'era anche Giulio Andreotti, Sì, l'onorevole Andreotti, e insomma. queste le cose che volevo dire io, capito, dell'Ippica. Sì. Beh, erano chiaramente altri tempi e io ho voluto che voi foste qui un po' per raccontarci, al di là di questo derby, le sensazioni, insomma, le hai percepite. Ovidio, quelli erano anni di grande fermento dal punto di vista sociale. Cosa significava partecipare al derby a Roma e soprattutto che cosa vivevate voi da professionisti con il pubblico che vi acclamava? Insomma, c'era tanta gente. Diciamo che a quell'epoca, diciamo, negli anni che abbiamo fatto i fantini noi, la gente si preparava per il derby mesi prima, perché già che i cavalli si iscrivevano all'inizio dell'anno, quindi avevamo già gli iscritti, avevamo, mano a mano che andavamo avanti e ci avvicinavamo al derby, diciamo, venivano fatti i forfè del derby, quindi si arrivava 2 mesi prima e rimanevano quasi quelli che poi correvano e si sapeva già 2 mesi prima, anche dopo il penultimo forfè già sapevamo, quindi tutti quelli che avevano il cavallo scritto nel derby cominciavano a prepararsi dal punto di vista sia dell'allenamento del cavallo sia della preparazione e anche i proprietari si preparavano per la giornata del derby, era una cosa meravigliosa. Una festa, e ecco, guarda, queste sono immagini, guarda, Ovidio, che ti ritraggono in tenuta da fantino e questa è una copertina che poi è nella prima pagina, diciamo, di un libro che fra poco faremo vedere. Insomma, significa, se qualcuno scrive un libro su di te, significa che comunque hai avuto una certa importanza. Queste sono altre immagini addirittura di ritagli di giornale quando, insomma, sei stato anche allenatore della Dormello. Io vorrei ritornare magari sull'atmosfera che si vive. Noi abbiamo delle immagini storiche, addirittura molto più datate rispetto al 1972, che facevano vedere un po' di pubblico, il calore che c'era, e quindi anche a voi che eravate in sella, il rientrare, che fosse una vittoria, che fosse una sconfitta, com'era, ecco, Sergio, a quei tempi all'Ippodromo delle Capannelle? Poi c'era un altro ingresso per i cavalli, eh? Sì, ma c'era un'ovazione, insomma, ma non tanto per il fantino, proprio per il cavallo, per lo spettacolo, per l'adrenalina che anche le persone avevano. Capito? Sì. Come ripeto, ma veniva la troupe della televisione a riprendere i lavori la mattina. Qui era un altro ingresso che c'era. Sì. Guarda, guarda che spettacolo. Queste erano immagini gremite, pubblico. Poi c'era la mattina dei partenti del derby, c'era la televisione che veniva Sì. a vedere gli Ecco. allenatori che impegnavano i fantini e Questo se ne parlava già. è proprio. Queste sono antiche, poi ne abbiamo trovate altre, c'era la regina, nobili del tempo, questa dovrebbe essere l'area antistante al tondino, quella diciamo Sì. che adesso è un pochino più deserta, fino a quando poi non ci sono i grandi appuntamenti che noi. Qui c'erano i famosi picchetti e lì si giocava il totalizzatore che strappavano i biglietti a mano, Sì. così. Eh sì. E poi anche il rientro, noi adesso siamo abituati a quel corridoio che poi porta al tondino, ma una volta si rientrava di fronte a quella che è l'attuale tribuna del peso, no? C'era, cos'era, un brecciolino, come si Sì, dice, Briciolino. termine tecnico non lo so esattamente, mi viene da dire Non lo brecciolino. so se Sergio aveva la stessa emozione quando facevi la sfilata per Ah, ecco, il questo. derby. Per me era un'emozione grandiosa. No, io ti dico la verità, provi delle cose veramente che o è l'adrenalina o è la cosa che sei talmente carico, no? Perché te lo senti dentro te stesso. Però devi cercare, io per esempio, forse era un bene, mi pulivo, mi estraneavo proprio Ah, dai ecco. rumori della gente. Sì, eh? Sì, c'avevo quella capacità lì. Perché pensavo solo a quello. Infatti la E quindi. preparazione, poi ogni fantino ha il suo modo di stemperare la tensione, ma immagino che insomma, uno Sì, dove, dove, da una parte ti godevi l'atmosfera, ma dall'altra dovevi no, concentrarti. io la sentivo magari un po' quando stavo al tondino, fermo. Però una volta che stavo a cavallo mi isolavo, capito?
Magari era un bene, non lo so, no, era un bene, sì, male, sicuramente allora. Lo era un bene. Abbiamo regia delle foto anche di Sergio, sia una piccola carrellata, proprio delle foto sia in occasione del derby appunto di Gay-Lussac che anche successivamente. Ecco, queste te le ricordi, immagini, queste le hai viste? Sì, quella da scuderia da mio zio. Sì, che prima si faceva anche la foto in scuderia, sì. Cioè, queste son foto che insomma siamo riusciti per fortuna a recuperare. Devo dire che poi tu hai fatto emozionare tantissimo anche per le tue doti, Mario me l'ha sempre detto, mani di velluto, perché avevi questa capacità di stare all'attesa e te l'hanno sempre riconosciuto un po' tutti, no? Sì, perché non lo so. La freddezza è innata, molti fantini sono freddi e hanno quella capacità di aspettare il momento giusto per sferrare l'attacco, e tu eri uno di quelli, insomma. Sì, perché io penso sempre che il cavallo lo devi portare te al traguardo, perché il traguardo non si muove. È vero. Capito? Allora non devi aspettare che il cavallo ti porti al traguardo. Sei te che devi studiare le cose, l'andatura e tutte queste cose qua. E allora ma ti veniva facile o dovevi studiare molto? No, quello poi è diventata... Cioè, come te lo posso spiegare? Non lo so neanche innata, per me. È innata, una dota innata. Quando hai le mani, diciamo, ti viene tutto più semplice. Ovidio, tu sei stato un altro straordinario fantino, a proposito di classiche, perché qui parliamo di classiche e vi posso dire che le classiche sono quelle più ambite. Parliamo di derby perché siamo vicino al derby, ma le classiche è difficile vincerle. Tu sei stato uno che ha vinta con Tibalda, peraltro. Sì, Regina Elena. Poi il Parioli con il cavallo della Spinetta. Con la Spinetta, insomma. Quindi poi il Presidente della Repubblica con Maffei, che fu ritirato la mattina delle corse al derby perché era venuto terreno pesante, e 15 giorni dopo c'era il Presidente della Repubblica, 3 anni ed oltre, e si vinse il Presidente della Repubblica, quindi il derby. Avresti potuto vincerlo? Penso che era più facile vincere il derby per soli 3 anni che vincere il certo. Presidente della Repubblica, e quella corsa ha battuto proprio Sergio, che era il favorito della corsa perché era un 4 anni, Dance. Ah, Dance. Dance, che era di Federico Regoli, lo montavi tu. Dammi i soldi. Senti Ovidio, tu sei stato allenatore anche della Dormello, immagino che ci sia un po' di pressione quando rappresenti quella giubba, no? Quella scuderia. Beh sì, perché ti senti responsabile di una scuderia che ha un passato enorme, diciamo, e essere nella Dormello Giada sia come allenatore che come fantino, anche se io ho un po'... sono uno freddo, uno che abbastanza, però la responsabilità la senti. Immagino. Però nello stesso tempo ti senti orgoglioso. Immagino. Lo credo. Beh, insomma, voi siete adesso, diciamo, la vivete più come spettatori, quindi con molta più tranquillità, ma siete stati dei grandi protagonisti e noi vogliamo celebrare appunto il vostro grande impegno in questo mondo. Io vi faccio vedere adesso, siamo in chiusura perché stiamo realizzando queste pillole per avvicinare soprattutto i nostri amici, delle anticipazioni del derby italiano che ci sarà proprio fra qualche giorno. Quindi noi abbiamo estrapolato una lista che dovrebbe essere molto probabilmente quella dei partenti del derby. Dovrebbero essere in 13, eccoli qua: Amabile, Arabian Legend, Certaldo, Cusano, Enigma dei Griff, Enzo Rock, Goldenas, Giugando, Lips Freedom, Relentless Voyager, Sir Jan, Vero Atleta e Winning Spirit. Questi dovrebbero essere 13. Vi chiedo, insomma, se voi avete un nome, ma proprio, diciamo, in maniera anche risoluta, che vi ha magari di quelli che avete visto nelle preparazioni che vi è particolarmente impressionato. Sergio, per esempio, te? Quelli che ho visto, in pratica l'ho visti tutti quelli che hanno vinto qui, e a me, a prescindere dal fatto di Vero Atleta, che è un cavallo buono e sicuro, però ho qualche dubbio della distanza. Ok, però ti è piaciuto tanto. Sì, e poi mi è piaciuto Amabile, perché è arrivato secondo ieri a Vero Atleta, però in fondo mi è piaciuto più lui che Vero Atleta. Bene. Anche se ha perso le 3 lunghezze. Quindi... E poi c'è il terzo di Botti, come si chiama quello? Enigma dei Griff? Ecco. Enigma dei Griff che ti è piaciuto. Te invece, sì. Ovidio? Anch'io, Vero Atleta, penso che sia il cavallo che mi ha colpito di più. E Enigma dei Griff, anche perché si prospetta un terreno pesante,
potrebbe essere il cavallo che, facendo bene la distanza, diciamo che potrebbe essere il cavallo che la sorpresa, diciamo, di fronte ai favoriti. Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, ci sarebbero mille domande che vorrei fare, vorrei farvi parlare, ma chiaramente anche per esigenze di scaletta vi chiedo proprio quest'ultima cosa, poi stringiamo, poi responsabilità mia con il direttore che sicuramente si arrabbierà con me, però ve lo devo chiedere. Sergio, a te l'ultima cosa, il rapporto che avevi con Sergio Cumani, visto che Mario un po' l'ha anticipato, immagino tu ci tenga anche a dir qualcosa. Sì, il rapporto è stato bellissimo. Veramente, sono stati gli anni, i due anni più belli della mia, tutta la mia carriera. Poi successe quel fatto lì di Gay Lussac, che il cavallo hanno deciso di andare a correre in Inghilterra, e io andai a Milano la mattina per montarlo in lavoro, e il signor Cumani mi disse: guarda Sergio, non lo puoi montare perché ieri mattina il cavallo non lavora, perché ieri mattina è venuto Lester Pico, te l'ha montato lui. E lì è successo un po' mezzo divorzio, che poi è diventato un divorzio. Un divorzio proprio. Tu l'hai molto sintetizzato, ma prima me l'hai raccontato che sì. Lui ti girava intorno, insomma, sì. Giustamente è anche questo. Beh, perché anche lui non credo che era tanto contento. Capisci? Cioè, un Fantino per vincere il derby dai l'anima. Certo. Cioè, quel cavallo ti diventa come tuo figlio. Sì. E così non è possibile. È chiaro, è chiaro. Ovidio, chi è stato secondo te importante invece per te, per la tua carriera di ippico, mettiamolo così, un personaggio che spicca? Ma io, fra gli allenatori che ho avuto importanti per me, è stato Micerelli, che mi ha lanciato, perché da ragazzino era uno di quegli allenatori che lanciava i ragazzi. Quindi Sergio Benedetti, un altro che mi ha voluto alla Concarena, che da lì ho cominciato a vincere i primi Gran Premi, eccetera, e poi Pandolfi. Certo. Pandolfi mi ha completato proprio, poi quando lavoravi la mattina con Pandolfi ti dava delle spiegazioni, ti dava dei rapporti con le corse, che era un uomo di grande cavalli. Bene, bene, facciamo vedere il libro, la prima pagina del libro, insomma, se volete conoscere la storia, questa no, vabbè, è questo sì, non è una pubblicità, non è una marchetta, adesso lo possiamo dire, però questo è questo che ha fatto Castelli. Renzo Castelli, altra memoria storica incredibile, sì. Che ringraziamo per tutte le sue testimonianze e anche per questo. Un libro bellissimo e diciamo... Me lo chiedono tutti, ora devo ordinarlo perché l'ho finito. Come, lo devi ordinare tu? Faglielo comprare. Eccolo no, qua, vabbè. Il bimbo delle sorgenti, storia di una vita. Bella questa cosa, che poi il nome ce l'avevate così, sì, no? Sì, perché sì, se no si rubavano i caschi. Ve lo no, no, per quello, per, sì. Mo, forse per pubblicità nostra. Per pubblicità forte. Pubblicità. Ragazzi, io non posso far altro che ringraziarvi per le vostre testimonianze, augurarvi buon derby e a presto. Noi già cominciamo, tutte le mattine ci incontriamo a far colazione e già cominciamo a dire correrà questo, insomma, già siamo in clima. Bene, bene. Grazie davvero per la vostra testimonianza. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima pillola, che ci sarà poi nella giornata di domani, sempre in avvicinamento al 140° derby italiano. Buona serata. Oh.